Ai microfoni di Battipaglia 1929, oggi c'è l'avvocato Italo Carbone, responsabile di diritti e consumatori.it. Parliamo di Tari e parliamo di come il cittadino può difendersi dai disservizi che si hanno nella raccolta dei rifiuti. Allora, quando vi sono delle inefficienze relative alla raccolta dei rifiuti, il cittadino può farle valere nei confronti del comune, purché egli riesca a documentarle in maniera puntuale. Che cosa voglio dire? Nel momento in cui il cittadino constati dei disservizi nell'area dove lui risiede, perché come sappiamo la tassa sulla spazzatura viene pagata in base alla zona di residenza, egli è tenuto a contestare immediatamente questi disservizi al comune. Nel caso in cui non vi è nessuna risposta da parte dell'ente comunale, il cittadino ha la possibilità di mantenere e conservare quella documentazione e successivamente, ove le contestazioni siano state ripetute nel tempo, egli potrà ottenere una riduzione della Tari per un importo del 40%, ossia egli pagherà il 40% dell'importo dovuto richiesto dal comune. Evidentemente però le contestazioni devono essere non legate ad un unico episodio di disservizio, ma a più disservizi che sono capitati durante l'annualità a cui la tassa si riferisce. La norma che consente questa contestazione è l'articolo 59,4 del decreto legislativo 507 del 1993 ed è stata applicata già in diversi casi dalle commissioni tributarie ed ha avuto conferma anche in una famosa pronuncia della Corte di Cassazione nel 2008 che aveva ad oggetto il caso della famosa emergenza dei rifiuti a Napoli, nel quale un hotel di Napoli lamentava l'inefficienza del servizio di quel periodo e aveva ottenuto di poter pagare dai giudici della Suprema Corte soltanto il 40% di quello che era stato richiesto dal Comune di Napoli. Avvocato Carbone, ci sono dei comportamenti virtuosi per i quali il cittadino può ottenere degli sconti? In diversi comuni, sono, nella maggior parte in verità, ci sono dei regolamenti che consentono a chi tiene dei comportamenti virtuosi nella raccolta dei rifiuti di ottenere degli sconti. I regolamenti riguardano il settore dei rifiuti organici, nel caso in cui un cittadino detenga una compostiera domestica nella quale smaltisce il compost, e riguarda il conferimento diretto da parte del cittadino nelle isole ecologiche che sono presenti in diversi comuni nel quale egli va a conferire direttamente i rifiuti. Il problema purtroppo è che questi regolamenti, pur presenti, spesso non vengono di fatto attuati dai comuni e quindi i cittadini che anche operano questi comportamenti virtuosi non riescono ad ottenere lo sconto. Noi generalmente invitiamo tutti i cittadini a chiedere, a fare pressione nei confronti dei loro comuni a emanare i cosiddetti regolamenti attuativi in maniera tale da poter ottenere gli sconti importanti sia per l'ambiente sia per gli stessi cittadini, che in questo modo ottengono di risparmiare sull'imposta relativa alla tassa della raccolta dei rifiuti. Thank you.